Ormai non c'è più spazio per previsioni economiche a doppia cifra. La situazione dell'economia dà deboli segnali di ripresa, stenta ad essere imboccata la direzione dello sviluppo. Il mondo occidentale, l'Europa e l'Italia, e soprattutto la regione Campania e il Mezzogiorno, viaggiano a ritmi più lenti, troppo lenti, e la deindustrializzazione non inverte il senso di marcia, con i rischi per gli investimenti in un sistema economico stressato da guerre, sanzioni e instabilità. E questo è il quadro del rapporto presentato da SACE con le previsioni dell'export italiano per il quadriennio 2016-2019. Lo studio è stato presentato il 27 settembre a Napoli a Villa Pignatelle da Alessandro Terzulli, responsabile economico di SACE, un istituto, è stato detto nel convegno, che offre una gamma di prodotti e servizi assicurativi per il rischio finanziario e per il supporto agli investimenti delle aziende e delle banche nel loro business sul mercato domestico e internazionale. Lei ha fatto una presentazione sui dati dell'export, ma dell'economia sostanzialmente campana. Il paese registra dei dati abbastanza ancora, diciamo, incerti, quindi fuori dalla crisi non ci siamo ancora. In Campania abbiamo dei dati complessivamente in qualche modo pari a quello dell'anno precedente, però il Banco San Paolo dà dei dati abbastanza negativi per i distretti industriali della nostra regione, in particolare l'aeronautica e qualcun altro. Lei che lettura dà? Come si innestano questi dati con quelli più complessivi della nostra regione? Sì, guardi, allora innanzitutto, quando parliamo ovviamente della realtà dei distretti industriali e parliamo della realtà delle esportazioni dei distretti, parliamo di una realtà che per definizione è fatta ovviamente di imprese di dimensioni minori, e quindi sostanzialmente questa performance più negativa recente rispetto invece alla performance che comunque è stata del 0% dell'export della Campania nei primi 6 mesi dell'anno può essere ricondotta al fatto che magari a livello di dimensione e a livello di specializzazione settoriale dei distretti ovviamente le cose siano andate diverse. Ciò detto, però, i dati ovviamente a cui lei si riferisce sono il Banco di Napoli, ma immagino Banco siano di riferimento Intesa San Paolo, sì, Intesa perché il Banco di Napoli poi fa riferimento a Intesa San Paolo. Infatti loro producono un monitor dei distretti industriali che è molto interessante, lo producono su base quadrimestrale. Uno di questi, l'ultima loro pubblicazione dice che in effetti che l'export distrettuale ha avuto una flessione, però se noi andiamo a prendere la dinamica dell'export distrettuale negli ultimi 2-3 anni, negli ultimi probabilmente 12 o 16 trimestri, vediamo che non solo questa performance è stata migliore a quella italiana nel complesso, ma che in alcuni casi è stata anche migliore rispetto a un paragone, se così possiamo dire, di simili settori, ad esempio dell'export tedesco. Quindi sostanzialmente, ecco, l'invito che io voglio fare prima di andarci a leggere un qualcosa di permanente o di forte peggioramento sui distretti e vedere magari se non si sia trattato di un fattore temporaneo legato a questo primo semestre che, come dicevo, è stato molto ovviamente incerto, oppure ovviamente no. Se questa inversione che ha riguardato i distretti industriali italiani, anche quelli campani, dovesse proseguire, allora bisogna andare veramente a indagare. No, la nostra domanda faceva riferimento un po' anche a SACE, che è un provider internazionale proprio per le piccole aziende che si presentano sul mercato internazionale, che forse è questa la chiave per uscire da questa situazione di difficoltà, per le piccole e forse anche per le grandi imprese campane. Guardi, io come dicevo anche durante la presentazione, in questi contesti di incertezza, quando ci sono forti fattori di rischio, ovviamente i rischi principali sono, andando in mercati che meno si conoscono, quelli del credito, ossia di subire ovviamente dei mancati incassi da controparti pubbliche, da controparti private, oppure i rischi ovviamente politici. Ecco, noi da questo punto di vista continuiamo a sostenere, abbiamo un ufficio a Napoli ormai che è consolidato ovviamente da tempo, le PMI campane e non solo quelle italiane, proprio per fare sì che questi rischi non diventino degli ostacoli all'esportazione. Ok. Ed è proprio l'internazionalizzazione che resta il centro di una strategia necessaria per le imprese campane, ma la competizione globale si fa sempre più agguerrita, occorre quindi affrontarlo con un approccio strutturato, identificando i mercati a maggiore opportunità, diversificando le geografie in portafoglio e presentandosi con un pacchetto commerciale e finanziario competitivo. È questo il supporto che fornisce SACE ed è questo il motivo per cui al convegno di Villa Pignatelle si è discusso di attrezzare le politiche di internazionalizzazione delle PMI. Per la regione Campania, assente all'assessore Valeria Fascione, presenta Amedeo Lepore, che ha comunicato l'approvazione della giunta regionale di un protocollo con SACE. Io conto molto sull'accordo che noi abbiamo che sottoscriveremo in questi giorni formalmente, ma che abbiamo approvato oggi in giunta regionale, credo a tempo di record, perché ci abbiamo messo pochi giorni per elaborare insieme a SACE il test e approvarlo
Ebbene, l'accordo prevede un accompagnamento più ampio di quello che già si sta svolgendo da parte di SACE, che è presente già nella nostra regione, è presente a Confindustria Napoli, quindi credo che questo sia un modo per rendere delle azioni utili per tutti, per generalizzarle. E credo che con questo protocollo, con le azioni che sono previste, noi potremo mettere a disposizione delle imprese uno strumento di grande importanza, che si affianca, si dovrà affiancare con una presenza fissa, poi ne vedremo le modalità, allo sportello unico regionale per le attività produttive, che è in fase, è in funzione, ma è in fase di implementazione attraverso una nuova norma regionale che ci consente di dotarlo di una presenza manageriale molto forte e di completare la struttura. La presenza di SACE ci consente di rendere ancora più forte la nostra vocazione all'internazionalizzazione, che è una vocazione molto precisa. L'amministratore delegato Alessandro Dece ha illustrato nella giornata di confronto i contenuti delle attività e della mission di questo istituto, confrontandosi con l'eccellenza imprenditoriale del territorio campano e esponendo le modalità e le finalità che propone SACE a supporto proprio dell'internazionalizzazione delle PMI. Ospite al tavolo di confronto Bruno Scuotti, vicepresidente nazionale della piccola impresa di Confindustria, Antimo Caputo, vicepresidente dell'Unione Industriale di Napoli, e alcuni casi come potremmo definire di best practice: Gianluca Isaia, amministratore delegato della Isaia, Michele Latella, general manager di Comcavi, Nunzia Petrosino della Condor e Roberto Scaramella, amministratore delegato di Ala. Dottor Scaramella, qui al SACE è uno di quegli istituti che più di qualunque altro probabilmente è in grado di sostenere la vostra politica di internazionalizzazione, che mi pare la caratteristica più saliente della vostra attività in questo periodo. Ma certo, sarebbe presuntuoso pensare di fare tutto da soli, è importante utilizzare i partner istituzionali o industriali che ci sono. In Italia c'è tantissimo know-how nel settore dell'aerospazio, nel settore della capacità di internazionalizzare, quindi oggi si parla di questo e mi fa piacere essere qui e poter offrire il nostro contributo come esperienza concreta di azienda nata in Campania che comincia a diventare un player importante in giro per il mondo. Inghilterra, Francia, Stati Uniti sono i nostri nuovi mercati. Voi siete in un settore, quello del service alle grandi aziende, dove ci sono pochissimi grandi player e pochi che, diciamo, nella fascia intermedia. La sua è un'azienda che si propone proprio per occupare questo spazio, che poi è notevolmente importante sul piano internazionale. Sì, noi con la recente acquisizione in Inghilterra e Francia siamo diventati il quarto operatore mondiale del nostro settore, c'è spazio ancora per crescere, anche se i tre più grandi di noi sono dei veri e propri giganti. Li guardiamo con un po' di rispetto, ma anche con sana ambizione. Alessandro Dece di SACE. Quest'ultimo amministratore delegato dell'azienda ha concluso il convegno dopo un pomeriggio di confronti dettagliati e di merito con cifre, analisi e esposizione di prospettive e opportunità per le aziende campane. Lei è da alcuni mesi che ha la testa di del gruppo SACE. Nell'Italia meridionale abbiamo visto dalla presentazione che le PMI soffrono di una situazione internazionale, di un mercato difficile. Come pensate voi di dare un contributo a settori innovativi come quelle dell'aerospazio, che anche sono tra quelli che soffrono per l'internazionalizzazione, che ci pare l'unica via di uscita a questo punto? Ma allora, ripeto, diciamo, sicuramente si soffre, ma credo che sia importante anche vedere le cose un pochettino in prospettiva, no? Quindi mi piace anche ricordare che purtroppo, se vogliamo, ma comunque sia oggi la situazione delle nostre imprese è comunque sia più solida, il sistema industriale è più solido rispetto a quello che era il caso qualche anno fa. È stato un processo doloroso perché ovviamente molte aziende purtroppo hanno dovuto, diciamo, limitare o chiudere la propria operatività, ma coloro che oggi sono sul mercato sono più solidi e più forti rispetto a qualche anno fa. Il nostro desiderio è in qualche modo di accompagnarli per quanto possibile nella crescita internazionale e nel supporto a questi piani di sviluppo. Abbiamo diversi, diciamo, modalità di intervento che vengono dalla garanzia al finanziamento a programmi dedicati, programmi, diciamo, puramente, diciamo, di SACE o programmi in cooperazione con la Cassa Depositi e Prestiti o addirittura con il FEI e con la BEI, con la Banca Europea di Investimenti. Quindi è importante sapere che le aziende hanno a disposizione una
forte e piuttosto ampia gamma di strumenti che li possono facilitare. La nostra più grande responsabilità, e dove credo che sia il maggior lavoro che dobbiamo fare, è rendere immediatamente percepibile, più facilmente accessibile alle imprese l'accesso a questi strumenti, a questi prodotti. Dobbiamo essere più semplici, dobbiamo essere più immediati, o dobbiamo permettere all'azienda di concentrarsi di più sul lato industriale e di dargli invece una mano più forte sul lato finanziario in modo da poterle aiutare al meglio. Grazie. Il tuo desiderio è in qualche modo di avere, diciamo, una soluzione disponibile per qualsiasi azienda che abbia, diciamo, un progetto di esportazione, di internazionalizzazione su qualsiasi mercato. Dopodiché, diciamo, il prodotto e la cassetta degli attrezzi deve essere ampia a sufficienza da poter, diciamo, soddisfare il bisogno. Può essere, appunto, come dicevamo prima, la semplice assicurazione sull'esportazione. La piccola impresa che per la prima volta affronta il mercato estero o affronta un nuovo distributore, un nuovo buyer, deve avere in qualche modo la garanzia e la tranquillità che questa esportazione vada a buon fine. Ma possiamo anche avere l'azienda che a questo non basta, ha bisogno anche che questa, diciamo, esportazione sia finanziata, ed ecco che quindi all'assicurazione possiamo offrire il prodotto di factoring che in qualche modo gli permette anche di acquisire liquidità. Possiamo avere aziende di maggiori dimensioni che invece vogliono fare degli investimenti all'estero piuttosto che dell'acquisizione all'estero. Da questo punto di vista abbiamo degli strumenti, il nostro fondo di sviluppo export, soprattutto la presenza di Simest, che addirittura permette di avere partecipazioni in equity che possono supportare la crescita all'estero. C'è invece magari il caso dell'azienda che vuole acquisire una commessa importante all'estero, e a questo punto possiamo essere noi che facilitiamo, rendiamo fattibile il finanziamento di questa commessa attraverso un'operazione di buyer's credit. Quindi, diciamo, una cassetta degli attrezzi molto ampia, dove in funzione, diciamo, delle esigenze del cliente dobbiamo essere noi capaci di stare ora un dialogo con le aziende per trovare la soluzione giusta, e speriamo di essere percepiti, diciamo, dalle aziende stesse come delle controparti che sanno dare del valore aggiunto nell'utilizzare questa cassetta.